venerdì, io vi dico benvenuto e non voglio stare muto, lo ripeto tra un minuto, benvenuto è mio! Saluto. Ehi, ma chi fa questo fracasso? Giorgiotto! Ehi, Giorgicetto! Dico benvenuto! E con l'imbuto? Eh sì, dico benvenuto con l'imbuto! E il tuo... Saluto! A chi dici benvenuto? Lo dico a questi bambini. Oh, ciao bambini! Io sono l'orsetto Gigetto e questa è la mia tana con la porta gialla. Benvenuti alla scuola Bosco! E basta con questo trombone! Imbroglione! Te l'ho detto fra un minuto, questo è il mio imbuto! Presentati a questi bambini. Ehi bambini, io sono Leprotto Giorgiotto e questa è la mia tana con la porta azzurra. Sì, ma manca qualcuno adesso. Chi manca? Manca Giacomino. Giacomino? Dov'è Giacomino? Giacomino? Dov'è Giacomino? Non lo so, vallo a chiamare. Va bene, vado. E uno, e due, e tre, prima io e poi te. Giacomino! Giacomino! Giacomino, dove sei? Ah, quel fracasso con quel trombone. Trombone! Sì. Bene, bambini, benvenuti nella nostra scuola Bosco. Ecco qua. Però anche la vostra scuola è bella, eh? Guarda quanti disegni nella vostra scuola, e quanti cuscinoni, e quante maestre, e quante tane. Ah già, voi non le chiamate tane, vero? No, le chiamate classi, è vero o no? Sì, è anche un po' bella. E le chiamate la classe gialla, la classe azzurra e la classe rossa, vero? E poi le chiamo pure la classe delle castagne, la classe dei funghi, la classe delle foglie, è vero? No. Siamo in classe tana, tutta una settimana, nella tana si può fare, si può ridere, cantare, la mia classe è i bambini ci sono. Ciao bambini, io sono lo scoiattolo Gigetto. No, Gigetto. Tu sei Gigetto. Tu sei... Io sono Gigetto. Tu chi sei? Giacomino. Io sono Gigetto. Tu sei? Giacomino. Io sono Gigetto. Tu chi sei? Gigetto. Ma no,
Tu sei Giacomino. Ah, sei Giacomino. E quella lì è la mia tana con la porta verde. Ma che verde, ma guardala bene, che colore è? Ah no, è rossa. Ecco, rossa come le ciliegie. No, come il fuoco. Ma no, è rossa come le mele rosse. Ma no, come il tetto. Quale tetto? Il tetto della scuola a casa, quella lì. Ah già, hai ragione, la scuola a casa. Vuoi vedere che quella lì è la scuola a casa di questi bambini? Ah sì. Andiamo a vedere. Andiamo, andiamo alla scuola a casa! Yeah! C'è. Guarda quante foglie! Eh sì, è arrivato l'autunno. È nato un bel fungo? Ma che fungo? Ho detto autunno. Ah, c'è un mare di foglie! E chi le raccoglie? Oh, eh già, perché non le raccogliamo tutte queste foglie? Sì, e che facciamo poi? E poi facciamo un bel mucchio alto alto e ci tuffiamo dentro. Ma sono dure? Ma no, sono croccanti, sono molli le foglie. Ah, e dove le mettiamo le foglie? Vieni con me, sì. Cos'è? Ecco qua, la mettiamo. Tiro. Spingo. Tiro. Spingo. Tiro. Spingo. Tiro. Spingo. Ecco. Qui dentro. Qui dentro? Sì, la riempiamo tutta di foglie. E poi ci tuffiamo dall'albero. Dall'albero? Sì, qui dentro. Ah, che bello! Sì, un mare di foglie! Sì, sì, sì! Andiamo! Le castagne sono... Quando mangi le castagne, non ti mangi le lasagne. Le castagne sono ricce e marroni, si capisce. Quando mangi le castagne, non ti mangi le lasagne. Le castagne sono lisce e marroni, si capisce. Mamma mia, quanti ricci di castagne. Oh, pungono, Non ce ne sono più? No, basta. Ecco, a me piacciono tanto le castagne. Anzi, quasi quasi. Ne vado a raccoglierne altre. L'anno mangi le castagne, non ti mangi le lasagne. Le castagne sono lisce. Ecco! E qua? Sì, sì, vai! Ne abbiamo prese abbastanza. Tiro. No, spingi. Tiro. Spingo. Tiro. Spingo. Tiro. Spingo. Tiro. Spingo. Ah, ecco qua. Aspetta, ce ne sono altre di foglie. Guarda qui. Ah, guarda quante foglie. Uè. Ma dentro le devi mettere, così. Uè. Oh. Dentro. Sì, dentro. Su. Dentro, così. Oh. Basta. Basta, ecco. Pasta, dov'è la pasta? Ma che pasta? Ho detto basta. E vabbè, adesso? E adesso? Sull'albero. Sopra, su. Su, su, su. Su, su, su. Sopra, sopra, ci tuffiamo. Forza, forza. Vai sull'albero. Sali, sali. Salgo, che bello. Ci tuffiamo. Tuffiamoci nel mare che di foglie. Quando mangi le castagne, non ti mangi le lasagne. Le castagne sono lisce. Ecco qui. Oh, beh, ho riempito il mio secchiello di castricci e di castagne, di ricci e di castagne. Ve lo svuoto qui, ecco qua. Ne vado a prendere altre. Le castagne sono lisce e marroni, si capisce. Ehi! Ehi, Gigetto, sono arrivato sul tetto! Ma quale tetto? Il tetto dell'albero! Allora? E allora... Salto prima io e poi te? Non sali tu? No, io non sono mica uno scoiattolo.
Allora mi tuffo? Sì, tuffati. Mi tuffo? Tuffati. Mamma, quante foglie. Allora è uno, e due, e tre, prima io e poi te! Ma cosa è successo? Insomma, e chi ha messo questi ricci di castagne qui dentro? Ma chi è stato, povero Giorgiotto? Si è fatto male il culotto, poverino, poverino. Dove sei, Giorgiotto? Vieni qua. Quando mangi le castagne, non ti mangi le lasagne. Le castagne sono ricce e marroni, si capisce. Ma dov'è il cesto? Ehi, ma chi ha preso il cesto? Ma insomma, Gigetto! Gigetto! Che c'è? Vieni fuori! E perché? Perché è successa una cosa. Cosa è successo? Non c'è più il cesto e io avevo messo i miei ricci di castagne nel cesto. Ah, erano tuoi i ricci di castagne? Sì, erano miei ed erano sotto l'albero. Anche le mie foglie erano sotto l'albero. E che ci facevano sotto l'albero? Io e Giorgiotto ci volevamo tuffare dentro e invece c'erano i tuoi ricci e Giorgiotto si è fatto male al culetto. Ah, sì? Certo! Adesso devi chiedere scusa a Giorgiotto, eh? Vabbè, quando lo vedrò lo chiederò scusa. Letto con tante foglie, è giallo, rosso e molle. Coi ricci questo letto, a piangere il culetto. Arlecchino, morbido, morbido come piumino. Ricci e castagne non sono letto. Mi pungi il culetto. Tuffiamoci nel mare che di foglie, è un letto rosso, giallo e tanto molle. A terra prendi tante foglie gialle e lanciale su, dai, come farfalle. E lanciale su, dai. Lanciale su, dai, e lanciale su, dai, come farfalle. Sì, però loro cantano e sono felici, felici. E io invece c'ho il cerotto. Che figura, un leprotto col cerotto. Che figura! Cosa gridi, Giorgiotto? È Natale e ogni scherzo vale! Ma cosa dici? Quello è carnevale! Ah, a Natale ci sono i regali! Ah, sì, è vero! Allira, allora arriva la Befana! Sì? E mi porti i regali! Solo se fai il buono! Ma io sono buono, buonissimo! Sicuro? Sì! Ma, senti un po'! Ma con tutti? Anche con Giacomino? No, con Giacomino no. E perché con Giacomino no? Perché lui è uno scoiattolo, mangia nocciole. Ma sei sicuro che la Befana la pensa così? Cosa vuoi dire? Voglio dire che se tu non fai il buono, la Befana non ti porta i regali. Un Natale senza regali non è Natale. Allora fai il buono buonissimo con Giacomino. Ma io? Va bene, farò il buono buonissimo con Giacomino. Vediamo cosa sta facendo. Giacomino, esci dalla tua tana.
Giacomino, dove sei? Oh, sono qui. Qui dove qui? Esci! Sono qui. Ma qui dove? Qui. E che ci fai qui? Devo decorare la scuola Bosco. La devi decorare? Sì, sì. Mi aiuti? Va bene, ti aiuto. Aspetta. Bene, così faccio il buono. Prendi. Che cosa? Questo. Ah, questo. Che devo fare? Tira. Tiro. Tiro. Tira. Tiro. 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 Ma cos'è? Una canna da pesca? No, attaccala sull'albero. Sull'albero, mamma mia, ma non sono capace. Aspetta, così. Oh, 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 oh. Ce l'ho fatta, bambini? Sì? Sì. È sull'albero? No. Sì. E allora, adesso, aiuto, Giacomino. Ecco, ti aiuto io. Ecco, così di qua. Bravo, Giacomino. Giacomino è un ingegnere. Ecco, così. E ora? Adesso aspetta. Aspetto. Devo sempre aspettare io. Ecco qua. E cos'è questa? Questa la metti a... Questa la metti a... Che c'hai le mani di pasta frolla? No, ecco. E questa la mettiamo qua, qui, qui, qua. Ecco. Che puzza! Aspetta! Anche questa adesso la mettiamo qua e qua, qua. La mettiamo, aspetta, così e qui. E qui. Mamma mia, è questa? Che puzzona! E questa? Aspetta che ti aiuto. Questa invece di qua la mettiamo qua. Che puzzaccia! Va bene! Allora, ti piace? E beh, e beh, e beh. Ma scusate, bambini, a voi vi piace? No! Dico, se per Natale si mettono le palline, si mettono i fiocchetti di neve bianchi, oppure le candeline, oppure si attaccano i piccoli babbo natali, ma mica i calzini! Ehi tu! Perché Giacomino stava piangendo? Perché guarda che cosa ha fatto, ha steso i calzini per Natale! E cosa c'è da ridere? Ha fatto una cosa intelligente. Che cosa? E perché sarebbe intelligente stendere i calzini per Natale? Lo vedrai perché... lo vedrai. C'è una vecchina con una scopa che porta i doni. Vola di notte col freddo inverno ed il suo sacco non sta mai fermo. Anche se pesa quasi un quintale, è pieno di doni quando è Natale. Voglio proprio vedere che cosa mi ha portato. Oh, pesa. Beh, non tanto veramente. Vediamo. E qua. Oh, una collana di noccioline. Che belle! Voglio proprio vedere se mi ha portato qualcosina da Befana. E di qua. Oh, come pesa! Pesa tanto, eh!
Oh! Oh! Un barattolo di miele! Che buono mi è caduto! Eccolo qua! Ah, che meraviglia! A me piace tanto il miele, sapete? Qui, cos'è tutto questo fracasso lì fuori, Vieni, vieni, Giorgiotto! Arrivo, che c'è? Ah, prendi la tua calza! Questa è la mia calza? Sì. Ah, ecco perché puzzava. Prendila. Perché? Ecco. E che devo fare? Me la devo mettere o la devo lavare? Ma no, devi svuotarla. Vediamo se ti ha portato qualcosa la Befana, eh? Va bene, vediamo. Oh, non c'è niente. Io ho fatto il buono. Oh. Ah. Ah. Una carota! Una carota! Che buona la Befana! Hai visto? Una vicina con una scopa che porta doni e non si riposa. Sì, va bene, ma chi devi ringraziare, Giacomino? Devo ringraziare la Befana, ma è lontana. No, puoi ringraziare Giacomino che è vicino. Ah, è vero, è lui che ha messo i calzini. Certo. È vero. Allora? E allora, sai, ho un'idea. Che cosa? Facciamo una festa di Natale nella tua tana. E perché nella mia? Perché la tua è più grande. Andiamo, andiamo, vai! Prendi, ti do una carota e io ti do una nocciola. Sicuro che non è vuota, ti do la mia parola. Adesso di te mi fido, perché sei proprio buono. E se lo vuoi lo grido, siamo amici di nuovo. Amici di frittelle, amici per Natale, amici per la pelle. Gridarlo non fa male. Questo fracasso, eh? Ma insomma, mi sta stordendo le orecchie, stavo pure dormendo! Cip, 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 cip! Ma chi sei tu? Cip, 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 cip! Sono l'uccellino Cip! Ed è arrivata la primavera! E non gridarlo che mi fai male alle orecchie, eh! Io voglio un vermicello grassottello da mangiare! Ma i vermicelli stanno dormendo! No! Perché? È arrivata la primavera! Basta non gridarlo! Senti, uccellino Chip, ma tu dove abiti? Di sopra! Di sopra? Sì, nel mio nido computer! Hai un nido computer? Sì, è il mio nido computer questo! Che bello che è! Ma com'è un nido computer? Ascolta! Strano se lo dico, bling blong blang, è una casa colorata con il gioco da pirata, col veliero dentro il mare, sì ma non ti spaventare, sembra una televisione. Accenderlo e per spegnerlo. Perché allora il tuo computer si spegne e si accende? È un nido che si spegne e si accende? Sì, però adesso ho tanta fame e voglio fare una bella colazione. Vado a cercare un vermicello grassottello. Ciao! Ciao! Ciao, Cellino Chip!
Ho un computer che il mio dito brim blom ble. Se, com'è che diceva? Ho un computer che il mio nido bling blom ble. È un po' strano se lo dico bling blom ble. È una casa colorata con il gioco da pirata. È un veliero dentro il mare, non si può risuonare. Ehi, ciao Giacomino. Ma cosa stavi cantando? Stavo cantando la canzone del computer. E cos'è un computer? Un computer è quello lì, guarda sull'albero. Quello è un computer? Uh-huh. Ma è un nido. Sì, è il nido dell'uccellino Chip. Il computer è un nido? Sì. Ma esiste anche la tana computer? Che idea! La tana computer! Perché? Senti, Giacomino, io voglio costruire una tana computer. La mia? Non mi piace più. Tu mi aiuti a costruirla? Va bene, allora andiamo a prendere il materiale. Via, andiamo! Oh, che bella la primavera, aria che sa di menta e fragola. Gli uccellini cinguettano, cantano, ballano. E poi ci sono anche i fiorellini. E poi ci sono anche le foglioline sull'la. Ma cosa c'è lì sull'albero? Un computer? No, si vede che mi sono lavato male gli occhi. I miei occhi dormono ancora. Un computer su un albero? Non è possibile, non è possibile! Dai, Giacomino, tira! Spingi! Tira! Spingi! Tira! Spingi! Tira! Spingi! Tira! Spingi! Ecco! Oh, gira, giro, giro, ecco qua. Oh, guarda che bella la mia nuova tana. La metto davanti alla tana vecchia che non mi piace più. Brutta, pu. Ah, questa è una tana bella colorata. Eh sì, proprio bella. E adesso? E adesso la mia tana computer la devo accendere. Accendere? Sì. E come si accende? Con il bottone. Ecco, allora il bottone deve essere qui da qualche parte. No, di qua non c'è. Aspetta, ma forse me lo sono dimenticato di là il bottone. Aspetta qui che lo vado a prendere, eh. Oh, bambini, sapete che è proprio bella questa tana computer? È colorata. E poi, guardate, ma da dove si entra? Da sopra? No, non si entra da qui. Forse da sotto? No, neanche qui sotto si entra. No, qui sotto non c'è proprio niente. Ma allora da dove si entra qui? Boh? Giacomino? Ciao, Gigetto! Che cos'è questa? Un televisore? No, è la tana computer di Giorgiotto! La tana computer? Sì, come il nido computer dell'uccellino Chip! Ah, ma allora quello lì è veramente un computer! Sì, sì, è il computer dell'uccellino Chip! E questa? E questa è la tana computer di Giorgiotto. Non vuole più abitare nella sua vecchia tana. Non vuole più stare lì, nella tana azzurra. Vuole la tana computer. Giacomino, questa storia non mi piace. Ah no? No. E allora? E allora dobbiamo convincere. Dobbiamo convincere Giorgiotto che non deve andare in nella tana computer. Lui non è un uccellino Chip. Ah, e come possiamo fare? Pensiamo. Pensiamo. Possiamo. Con un martello! No, è duro quello. Pensiamo. Pensiamo. Con una caramella! No, è dolce quella. Pensiamo. Pensiamo. Ah! Con uno spavento! Ma sì! Così sta attento! Sì! Allora, facciamo così. Io mi nascondo nel computer. Tu ti nascondi dietro l'albero e così spaventiamo Giorgiotto e così lui manda via questa tana computer. Sì, va bene! Vai, nasconditi. Ecco. Allora io invece mi devo nascondere qui. Ma dove si entra? Da qui, no? Ah, forse da sotto. Da qua.
Mi vedete, bambini? Sì. E adesso? No. E adesso? Sì. E adesso? No. Bene, allora se non mi vedete voi, non mi vede nemmeno Giorgiotto. Silenzio però, non ditegli che io sono qui dentro, eh? No. Ecco! Trovate il bottone! Ah, allora, il bottone lo devo mettere, lo metto di qua. Sì, di qua, toc. Lo scaccio, lo pigio, lo premo e via! Chi mi ha svegliato? Ciao, Tana Computer! Tu sei la mia Tana Computer e io sono Giorgiotto il Leprotto! No, io sono un mostro! Cosa? Cosa sei? Un mostro e ti voglio mangiare! Oh! Aiuto! Aiuto! Avete visto come si è spaventato? Giacomino! Giacomino, vieni fuori! No, non vengo fuori, c'è il mostro! Ma che mostro, ero io! Eri tu? Ma vieni fuori, Giacomino, dove sei? Vieni qua, vieni fuori, vieni, 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 vieni! No, vieni, no, vieni, no, vieni, no, vieni! Ma Giacomino, togliti da sopra di me! Ma insomma, ero io dentro il computer! Ah, non era il mostro? No! Giorgiotto si è anche spaventato, l'hai visto? Ah, sì, l'ho visto che scappava! Bene, adesso portiamo via questo computer. E Giorgiotto non vorrà più la Tana Computer? Credo proprio di no. Al computer gioca anche un leprotto. Se al computer dai un bel dischetto. È un nido super. Al computer impari con un click. Se al computer dai un bel CD. La mia Tana non è il computer, ma per chip è un nido super. Al computer non serve il pastello. E al computer incolli senza colla. È un nido super. La mia Tana non è il computer, ma per chip è un nido super. Sì, il mare. Ma lo fai verde? A Lignano Sabbia d'Oro è verde. Io invece l'ho visto azzurro. E dove l'hai visto azzurro? In una fotografia. E allora tu lo colori azzurro. Va bene, ecco qua. Di qua, di qua. Via. Via. Se no si perde el mundo.
Prendi, tiro. Prendi. Alzo. Prendi. Tiro. Alzo. Prendi. C'è la tempesta. Il mare fa festa. C'è una balena che va in altalena. C'è un tonno. Il mare ci assonna. Faccio una buca nella sabbia, così nessuno si arrabbia. E la faccio anche in fretta, sì, con la baletta. He he, via, 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 he he, via. Gigetto, anzi Giacomino, Giacomino. Ehi, vieni a vedere Giacomino, abbiamo fatto il mare. Ma dov'è Giacomino? Che bella buca! Adesso invece voglio fare la galleria come la talpa Maria. Allora faccio un'altra buca qua. Via! 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 Giacomino, vuoi venire a vedere il mare che abbiamo fatto? Giacomino? Ecco, sono passato di là e di qua. Adesso faccio un altro giro. Di qua? Ma insomma, ma chi ha fatto queste due buche? Chi le ha fatte queste due buche? Giacomino! Ma allora! Giacomino! Ma dove? E dov'è adesso? È giù! È giù! Giacomino, sei di qua? O di qua? Sei di qua! Io scendo di qua! Ecco, ma chi mi cerca? Su, su, su! Su, su, chi su? Chi mi cerca su? Giù! Giorgetto! Dove sei? Di qua o di qua? Di qua! Di qua? Ah, vado giù! Ma insomma, ma non lo vedo! Ma dov'è? Giacomino, dove sei? Sotto! Giorgetto! Ma insomma, Giacomino, dove sei? Giorgetto! Giacomino! Giacomino, Giorgetto, Giacomino, Giorgetto, Giacomino, Giorgetto. Giorgetto, Giacomino, mi hai fatto prendere uno spavento. E anche tu, ma cosa stavi facendo? Stavo giocando con la sabbia. Ah, ma sai che bello se qui nel nostro bosco, nella scuola bosco, ci fosse il mare? Il mare nel bosco. Sì, il mare nel bosco. Hai detto il mare nel bosco? Sì, il ma, il ma. Hai detto il mare nel bosco? Sì. Ma tu che cosa volevi da me? Niente, niente, volevo solo sapere cosa stavi facendo. Va bene, adesso invece vado a fare merenda. Ciao! Ciao Giacomino, ciao bello! Mi è venuta un'idea, bambini! Mi è venuta una grandissima idea! Un'idea carota! Ehi! Gigetto! Gigetto, vieni! Ti devo dire un'idea! Ma dov'è Gigetto? Gigetto! Ma non è in tana? Pronto, permesso? Permesso Gigetto? Penso. Permesso Gigetto? Va giù dove? Nella buca. Ma qui non c'è? Qui nemmeno? Dov'è? Dov'è? Gigetto? Ehi! Ma chi mi tocca il popò? Sono io. Ah, ciao! Cosa volevi? Mi è venuta un'idea.
Quale idea? A Giacomino piacerebbe il mare nel bosco. E allora? E allora glielo portiamo! Il mare? Sì, gli portiamo il mare nel bosco. E come facciamo? Non lo so. Pensiamo. Però? Però? Se lui si bagna poi si raffredda. Eh già, si raffredda. Pensiamo. Pensiamo. Però? Però? Però fa caldo. Fa tanto caldo, il sole è alto. Il sole resta, l'estate fa festa. E allora? Allora vuol dire che non si raffredda. Già, allora gli portiamo il mare. Sì, però? Però? Gli scoiattoli sanno nuotare? Non lo so. E allora pensiamo. Pensiamo. Però? Però? Sanno nuotare. Sanno nuotare? Ma non ci credo. Ma per sicurezza noi gli portiamo un mare dove... Ehi, per sicurezza gli portiamo un mare dove si possono tuffare anche quelli che non sanno nuotare. E che mare è questo? Ma il mare che abbiamo fatto io e te. Ah sì? Certo. Allora lo prendiamo. Andiamo a prenderlo, Alana, andiamo. Di qua, di qua. Dov'è? Di qua. Tiro? Spingi, spingo, tiro. Tiro. Spingi, spingo, tiro. Tiro. Spingo. Tiro. Spingo. Tiro. Spingo. Ecco, di qua apri. Di qua, di su. Si vede? Bene. Allora adesso, bambini, mi raccomando, Io e Giorgiotto ci nascondiamo e chiamiamo Giacomino, Sì, lo chiamiamo, Anche se non è un mare vero, a lui sembrerà verissimo. Andiamo, andiamo. Giacomino, Giacomino, c'è il mare. Cosa? Il mare? Hanno detto il mare? Il mare! Che bello! Il gabbiano arriva! Cai! Cai! E arriva anche la balena! Splash! Splash! E adesso arriva la nave! E adesso... Cosa c'è adesso? Arriva il pesce cane! Cosa arriva? Il pesce cane! Bau! Bau! Ma che fa bau il pesce cane? Perché non fa così? No. Ma e lo squalo va a scuola? Sì, va nella scuola acqua. Ma che bello il mare! Arriva la nave! Ciao bambini, vado a fare un giro nel bosco, nel mare del bosco, ciao! Evviva le vacanze al mare, evviva le vacanze ai monti, evviva le vacanze ai boschi, evviva le vacanze, evviva, evviva, evviva. Giorgiotto, insomma, basta, evviva! Ma basta, con sto trombone, non è un trombone, è un imbuto. Sei contento, Sì. Sono contento perché adesso... Arrivano le vacanze! E non si va più a scuola, No, non si va più a scuola! Fa tanto caldo, il sole è alto,
il sole resta, l'estate fa festa. Sì, sì, l'estate fa festa. E allora? E allora cosa? Mi è venuta un'idea. Quale idea? Perché non facciamo una festa di fine scuola? Ah, che bella idea! Ah, vado a preparare le bandierine io! Ah, sì, che bello, sì, che bello! Che bello! Però, sono anche un po' triste, Sì, perché è finita la scuola... È finita la scuola Bosco? Sì, è finita. Mi viene anche da piangere. Sapete, quest'anno abbiamo fatto tante, tante cose belle, Tantissime! Nella scuola Bosco c'è la mia tana, dove sono felice. Alla porta azzurra, dove l'albero fa la radice. Nella scuola Bosco ci sono tanti colori di farfalle, ma quando arriva autunno volano come foglie gialle. Nella scuola Bosco ci sono tanti regali a Natale, quando arriva inverno è per chi si vuole bene. Nella scuola Bosco ci sono tanti uccellini e nidi, quando è primavera guarda sull'albero e li vedi. Nella scuola Bosco navighi sull'azzurro mare, quando è estate e i pastelli ballano per colorare. Questo è il posto che conosco, è la mia scuola Bosco. Questo è il posto per belli e brutti, la tana libera tutti. Questo è il posto che conosco, è la mia scuola Bosco. Questo è il posto per belli e brutti, la tana libera tutti. Giacomino! Ah, perché sei triste? Perché Cicetto va via! E dove va? Andrà in vacanza con mamma Orso e papà Orsa? No, va nella scuola Bosco elementare. Ma non devi essere triste, la scuola Bosco elementare è qui vicino, è dietro l'albero e noi lo vedremo tutti i giorni. Davvero? Sì, anzi, mi è venuta un'idea. Che cosa? La festa di fine scuola diventa la festa per Gigetto! Sì, però dobbiamo fargli un regalo. E che regalo? Pensiamo. Qualcosa che si mangia. Qualcosa che si mangia, sì. Come nocciole. No, pensiamo. Qualcosa che gli piaccia. Come una focaccia. No, pensiamo. Qualcosa come mele. Ah, del buon miele. Bravo Giacomino, del buon miele. Andiamo a prendergli del buon miele e prepariamo la festa per Gigetto. Sì, dai. Sì, dai. Ecco qui, ho preparato le bandierine. Ova, le metto di qua, ecco, ah, vi piacciono? Bellissime, e adesso comincia la festa, sì? La facciamo nella mia tana grotta, perché è la più grossa, sì. Gigetto! Che c'è, Giacomino? Questo è per te. Per me? È un regalo per me. Sì, perché tu vai alla scuola Bosco elementare. E oggi la festa è per te. Vieni, Gigetto, alla festa! Ciao, bambini! Ciao, buone vacanze! Evviva Gigetto! Evviva la scuola elementare Bosco! Evviva le vacanze!
c'è la mia tana dove sono felice. Alla porta azzurra dove l'albero fa la radice. Nella scuola bosco ci sono tanti colori di farfalle, ma quando arriva autunno volano come